Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, ma non solo, oltre perché vive la musica a 360 gradi, Moreno, e la prima domanda viene spontanea. Per chi non ti conosce, se dovessi raccontare chi è oggi Moreno, come lo descriveresti? Beh, innanzitutto ciao e grazie per questo spazio che mi stai dedicando e anche per tutti gli ascoltatori che avranno modo di fruirne. Se dovessi descrivermi, direi che sono un sognatore, come lo ero tantissimi anni fa quando ho cominciato. La musica è con me da sempre, da quando avevo 5 anni di età, in cui si è affacciata prepotentemente e ha chiesto subito uno spazio che inizialmente è stato quello degli ascolti, no? Si cresce ascoltando la musica che c'è in casa. Io ricordo addirittura il mangiadischi, qualcosa che oggi probabilmente è veramente lontano nel passato più remoto. Ecco, in questo mangiadischi io ricordo che in casa c'erano i dischi dei Beatles, dei Platters, anche alcune cose del clan di Adriano Celentano, per cui vari tipi di musica. E poi si affacciava anche il mondo della prima musica rock, per cui Elvis Presley e tutte queste cose. Crescendo, ovviamente, la contaminazione è diventata più importante nell'età dell'adolescenza. Per cui ho fatto gli studi di chitarra classica da ragazzo e poi a 11 anni ho messo su la mia prima band, quindi 11 anni, un'età molto verde, e con dei grandi sogni di rock, perché alla fine io volevo fare quello. E piano piano, nell'arco del tempo, questo sogno ha preso una forma sempre più completa, che mi ha condotto a fare delle scelte importanti. Io vengo originariamente dal Piemonte, ho lasciato il paesello natio, nel quale era pressoché impossibile realizzare una carriera di tipo artistico, e ho scelto di trasferirmi in Lombardia, dove ho iniziato una serie di collaborazioni, anche se ero molto giovane, dapprima con il gruppo Staff, con il quale abbiamo fatto 4 anni di questa esperienza suonando nelle piazze di tutta Italia, per cui dalla disco music al rock, al pop, quant'altro, e quindi un'esperienza molto varia, con persone più grandi di me. E poi in conclusione un tour con Maurizio Vandelli e uno con Ivana Spagna. Ecco, lì sono stato un po' il momento di lancio che mi ha fatto scegliere. Per cui mi sono poi gettato nell'avventura della band rock che desideravo da sempre, che sono stati gli Scomunica, con i quali ho realizzato 22 anni di carriera e 4 album. Quindi un percorso bello denso. E parallelamente si è sempre sviluppata però anche la parte di scrittura in me, per cui nasco anche autore e ho cominciato a sviluppare diversi lavori come cantautore che hanno trovato la loro forma completa nel 2018, quando ho pubblicato l'album Risveglio, che è il mio primo singolo da cantautore, a quale è seguito l'album Chamber Rock nel 2020 insieme a Luca Sassi, per arrivare alle nuove pubblicazioni di questo anno. E questo è, diciamo, la parte artistica. E invece un'altra domanda un po' più sfiziosa in questo caso. Se dovessi descrivere, inserire Moreno in una canzone, come lo inseriresti, ma soprattutto che aspetto gli daresti? Allora, se dovessi inserire me in una canzone, mi chiedi? Sì. Sì, beh, innanzitutto ci sono le canzoni che amo da sempre, per cui quelle dei grandi padri della musica che mi hanno ispirato, per cui penso a Robert Plant, Led Zeppelin, i Queen, Freddie Mercury, David Bowie, per cui sicuramente mi riconosco molto in quel tipo di musica, anche Peter Gabriel, e anche in alcuni artisti italiani importanti, tipo i cantautori. Come mi vedrei? Mi vedrei sicuramente cantante, perché questo alla fine, nonostante il sogno iniziale fosse quello di fare chitarrista, il cantante è poi diventato il mio primo strumento. Anche se ad oggi ne suono una decina, perché poi il tempo mi ha fatto capire che alla fine la musica della quale noi disponiamo possiamo portarla nelle varie tipologie, nei vari strumenti, semplicemente cercando di acquisire la meccanica motoria di ciò che andiamo a incontrare. Quindi importante avere delle cose da dire, poi il modo di dirle lo si trova comunque. Quindi sicuramente come cantante e poi anche come compositore e produttore, che sono un pochino le mansioni che svolgo parallelamente a quelle del vocal coach, ovviamente. E appunto adesso parliamo dell'ultimo lavoro. Quando nasce quest'ultimo lavoro? Come nasce? Come si è sviluppato per poi giungere a questo risultato finale? Parliamo del lavoro musicale, chiedo scusa. O dell'ultimo disco, l'ultimo disco è l'ultimo. Grazie, molto gentile. Allora, l'ultimo lavoro nasce, l'ultimo singolo, Perché l'amore, nasce nel 2015.
In un momento di grande introspezione, nel quale provenivo da un'esperienza, da una serie di esperienze umane, come tutti, che avevano contenuti anche di sofferenza, contenuti di fatica. Ma anziché addossare sempre la responsabilità a terzi e pensare che noi siamo le vittime di qualcosa, ho provato a guardare le situazioni in un modo diverso. Mi sono chiesto, sì, ma perché ciclicamente, se cambia l'ordine degli addendi, il risultato rimane lo stesso? E mi sono reso conto che spesso mettiamo in atto una serie di meccanismi inconsci, involontari, reattivi, se vogliamo, che ci conducono sempre allo stesso punto e che sono figli della nostra provenienza, del nostro retaggio e delle nostre esperienze. Quindi a un certo punto mi sono reso conto che stavo mettendo in atto un profondo controllo nei confronti della vita, cioè cercavo di indirizzarla come avrei voluto fosse, anziché permettere alla vita stessa di essere semplicemente ciò che lei è e quindi di adeguarmi io, che sono piccolo così, dentro un'immensità grande come la vita. C'è stato un momento particolare nel quale ricordo proprio stavo camminando in un bosco non distante da dove abito e ho avuto questo senso di resa, proprio di resa nei confronti della vita, che non è qualcosa di fatalistico, ma è il desiderio di sentirmi dentro un flusso più naturale. Ecco, e la risposta è stata questa: perché fare questa cosa? Per amore, ma per amore di chi? Per amore di se stessi, prima di tutto. Per evitare di continuare a perpetrare una sofferenza e un'insoddisfazione che comunque non veniva sublimata nemmeno dai risultati umani e artistici che potevano esserci. Nella realizzazione delle canzoni, nascono prima le parole, nasce prima un beat, un riff, un accordo, oppure possiamo dire che a volte accidentalmente nascono insieme? Ci sono delle meravigliose magie. Io ricordo, ormai ho collezionato un po' di album negli anni, i momenti migliori sono quelli dove automaticamente tutto nasce insieme. Ed è successo una decina di volte è successo. E ovviamente anche per chi mi ha seguito nel tempo, quelli sono stati gli episodi più amati e anche quelli, se vogliamo, più riusciti, dove la musica è il compendio perfetto delle parole e viceversa le parole esprimono quel contenuto emotivo forte e pregnante che magari la musica aveva enunciato. Quindi io mi do sempre o cerco sempre di darmi il permesso affinché questo accada. Qualora non accada, e questo un pochino me lo offre anche il lavoro del produttore, ho imparato anche a scrivere riguardo temi, per cui sicuramente si parte da un'idea di contenuto, qualcosa del quale vorrei parlare. Poi magari semplicemente mi abbandono al buio, una chitarra, una candela, oppure nemmeno quella, e lascio che le mani vadano a cercarsi gli accordi, l'atmosfera e la sensazione giusta per esprimere quello che vorrei esprimere. Di seguito poi ci sono i contenuti di tipo d'arrangiamento, no? Pertanto poi l'abito che la canzone sceglie di indossare, perché è la canzone che detta l'abito e non siamo noi che dobbiamo forzarlo. E in questo modo la canzone si sente profondamente rispettata. Ecco, e tutto magicamente diventa. Immaginiamo quando cuciniamo un piatto, no? Quando facciamo un bel risotto, quante cose concorrono a realizzare questo risotto? E il tempo che ci mettiamo, la cura, gli ingredienti, l'esperienza, la maestria e anche poi come lo disponiamo nel piatto, cosa ne facciamo, con che vino lo accompagniamo mangiando. Ecco, tutte queste piccole cose sono, secondo me, identiche in ogni mondo espressivo. E nella realizzazione dei testi si preferisce più essere un po' prolisso, più esplicito, più descrittivo, oppure come nell'inglese un po' più sintetico? Credo che il dono della sintesi, di dono si tratta, appartenga veramente a pochissimi. Penso a Vasco Rossi. Vasco Rossi è un re meraviglioso della sintesi della lingua italiana, laddove con pochissime parole è in grado di apparire semplice a chi non può, non riesce o non vuole approfondire dei contenuti, quindi facilmente ascoltabile, ma allo stesso tempo può indurre grandi riflessioni. Penso a un testo come Sally o Un Senso o altre bellissime canzoni. Allo stesso modo c'è la grandezza di un autore come Battiato, se penso a brani come Ti vengo a cercare, piuttosto che La cura, ci sono dentro delle verità monumentali esperite, e questo è palesemente percepibile. Allo stesso modo, un tempo mi rendevo conto di parlare per intuizione, questo sì, di voler narrare delle intuizioni che erano poi molto legate alla mia esperienza. E oggi come oggi ho compreso che
Io posso raccontare le storie senza necessariamente identificarmi in esse, anche quando hanno una matrice autobiografica. E ho molta cura della parola, perché ritengo che la parola, specie nella bellissima lingua che è l'italiano, abbia una potenzialità incredibile. Pertanto mi interessa molto essere il messaggero a servizio del messaggio. Questo è il mio interesse. E a questo punto passo un po' sul filosofico. Le canzoni sono l'espressione dell'anima, ma sono vita reale oppure un po' di fantasia c'è anche? Allora, la maggior parte delle canzoni per me sono state precognitive, nel senso che mi sono reso conto dopo di aver scritto qualcosa che parlava della mia vita che non avevo ancora vissuto. Quindi ma mi è capitato di scrivere qualcosa che è capitato 10 anni dopo, 20 anni dopo. E quindi spesso la musica mi ha parlato della mia vita che sarebbe venuta. In altri momenti mi fa parlare di quello che sto vivendo. Assolutamente sì. Quindi c'è sempre, secondo me, una componente autobiografica, ecco. Suonare dal vivo è la parte più importante, più bella del cantante. Qual è la tua sensazione quando sei salito sul palco e davanti ti sei aperta una platea dove in realtà spesso volentieri con le luci, con l'attenzione, col concentrato, non vedi il pubblico davanti, ma lo senti, che inizialmente è silenzioso, ma poi quel silenzio che parla. Poi c'è quel frammio, c'è quell'energia, quella sensazione che sale da sotto. E te lo parta sul palco. E tu qual è quella cosa provi in quel caso? Allora, nei vari momenti della vita e dell'esperienza ho provato sensazioni diverse. Mi viene in mente l'importanza del proscenio, ovvero di quello spazio che c'è fra il palcoscenico e il pubblico che poi per me sono persone, perché pubblico è questo termine così generico. A me piace dire che sono persone, ognuna con una propria identità e un proprio sguardo. E rispondendo proprio a quanto tu dicevi, a volte a me dispiace che il buio non mi permetta di vedere gli occhi delle persone, perché la comunicazione desidero fortemente sia diretta e allora immagino comunque di poterli incontrare quegli occhi che probabilmente mi stanno osservando e ad essi propormi nella massima sincerità possibile, in quella assenza di giudizio io li guardo così e così mi sento guardato. Non è sempre stato in questo modo, naturalmente. Negli anni più verdi della carriera si devono fare i conti con un eventuale senso di inadeguatezza, con un senso di giudizio percepito e tutto questo non aiuta la performance, mentre ovviamente un artista più diventa libero, senza dimenticare mai che una persona canta ciò che è. Quindi è inutile pensare a sovrastrutture di qualche tipo. Un artista funziona quando riesce ad essere più possibile coerente con ciò che lui è in quel momento della vita. E quando noi offriamo ciò che siamo, potremo non piacere a tutti, ma sicuramente incontreremo il favore di qualcuno. E oggi come oggi, la cosa che provo salendo sul palcoscenico è di sentirmi assolutamente a casa mia, anche se è qualcosa che voglio fare in maniera centellinata, non voglio più spenderlo. Numericamente e basta. E posso fare un altro paragone importante. Ecco, per me, stare su un palco ed esprimermi è come fare l'amore, è la stessa identica cosa. E non ha senso farlo ogni 5 minuti, quella è un'altra roba, non è fare l'amore. E invece poi scendendo al palco perché tu incontri quel pubblico che è venuto lì per te, ascoltare te, che hanno deciso di vivere 2 ore, 1 ora, 2 ore, 3 ore fuori dal loro mondo, tolti i pensieri, ma soprattutto ti guardano e ti sorridono, ti fanno delle domande. A volte non ti fanno neanche le domande, però tu col tuo atteggiamento, con la tua piccola risposta, vedi nei loro occhi quella gioia, e in quel caso la tua reazione qual è? Beh, io penso che stare su un palcoscenico sia una meravigliosa responsabilità, ovvero la capacità di rispondere a quello che la vita ci presenta. E in quel momento ci offre la grande opportunità, sì, di esprimerci, ma non soltanto riversando il nostro contenuto sugli altri, che come giustamente tu dici, hanno scelto di spendere il loro tempo, il loro denaro, la loro energia per venire a partecipare ad un momento. Sicuramente se lo hanno fatto è perché qualcosa in comune abbiamo. La musica fa da trade union, da punto di comunicazione con le persone, quindi loro scelgono un artista piuttosto che un altro.
Io ho sempre pensato che fosse fondamentale, fin negli anni più verdi della carriera, incontrare il più possibile le persone. Per cui se è possibile spendersi anche in un momento di incontro, di dialogo, ovviamente cercando di preservare allo stesso tempo la propria energia, perché negli anni più verdi, per esempio, ricordo di essermi speso tantissimo, avevamo fondato un fan club enorme, intorno a Scomunica c'era questo movimento Scomunica, era un movimento fatto di persone, di intenzioni, perché le intenzioni poi dall'emozione, no? Emotus, ciò che fa muovere, se parliamo di 5.000 persone per volta che si muovevano, ed era meraviglioso, e con tutti loro, nemmeno esisteva internet all'epoca, c'era una comunicazione epistolare, mensile, cioè ci scrivevamo, queste persone scrivevano, mi portavano i loro contenuti, io ad essi rispondevo. Un po' sulla falsariga di quello che hanno fatto i nomadi per tanti anni, no? Che avevano un rapporto diretto con il loro pubblico. Ecco, io ho sempre cercato questo. E un'altra cosa molto importante per me è sempre stata il rispetto delle persone che ho davanti. Se è capitato di trovarmi in situazioni molto piccole, a suonare magari davanti a 30 persone, 20 persone, 50 persone, come di trovarmi davanti a 30.000 persone. L'approccio mio è identico. È identico nel rispetto che pongo verso le persone che ho davanti. Poi l'energia che ritorna, come dicevi giustamente tu, Pietro, è diversa. Quindi quando hai una massa energetica che ti ritorna da un grosso numero di persone, la sensazione di staccarsi da terra è molto pregnante. Abbiamo detto appunto, non sei solo musicista, ma c'è anche un'academy, ma soprattutto sei vocal coach. Quale differenza passa passare dal essere soltanto musicista a poi passare a vocal coach? Perché vocal coach è una figura importante, ma soprattutto in questo periodo, cosa è cambiato dall'inizio ad oggi, poi, questo mondo? Allora, sono cambiate tantissime cose. Innanzitutto, io appartengo ad una generazione, che è forse la prima o forse la seconda, parliamo di un lustro di differenza, nella quale, è cominciato l'insegnamento del canto moderno, perché sostanzialmente un'epoca, un tempo fa, quando si andava a studiare canto, si andava a studiare da insegnanti d'opera, cantanti lirici. Quindi, infine, spesso trovandosi anche con la difficoltà di coniugare quel tipo di insegnamento che aveva delle richieste specifiche molto alte, cioè come prima richiesta in teatro il cantante doveva dare volume e uniformità di timbro, a dispetto della comprensibilità del testo, spesso accade di non comprendere quello che nell'opera è cantato, no? E invece nella musica moderna è diverso, perché il messaggio è assolutamente al primo posto. Anche se le richieste tecniche a volte sono simili. Quindi cosa succede? Mi sono lanciato come tanti della mia generazione in un bisogno profondo di conoscenza. Ecco, io credo che voglio fare questa affermazione che è un po' forte, ma credo importante. C'è una parola in sanscrito che è scritta e si chiama avidya. Ecco, questa avidya significa ignoranza, cioè non conoscenza. E credo che questo sia, nella Ayurveda, è considerato il male più grave del mondo, l'ignoranza, nel senso che ognuno di noi è ignorante in qualcosa, ovviamente, perché non abbiamo lo scibile umano in tasca, però abbiamo l'opportunità di crescere attraverso le varie esperienze che facciamo. Fu così che io mi trovai in quello che possiamo definire un learn by doing, nel senso che nessuno mi aveva insegnato le cose, io desideravo farle, non avevo grandissimi doti naturali, ho cominciato a cercare. Come ho cominciato? Qualcosa che non farebbe un ragazzo di quell'età. Io mi sono chiuso in casa con tutti i dischi di Mina e dei Queen e ho detto, io esco da qui quando sono in grado di cantare tutta sta roba qua. E così ho fatto. E questo ovviamente mi ha portato a sbattere contro dei muri, a rendermi conto di cose che non erano possibili, a dover rileggere me stesso in quelle cose. Ma è stato anche meraviglioso perché è una ricerca che una persona fa. Quindi intorno ai 20 anni ho cominciato poi, quindi molto presto, ad insegnare e nell'arco del tempo ho avuto centinaia, centinaia di allievi, fin tanto che ho insegnato nelle più importanti strutture nazionali, penso al MASA, al Music Art and Show di Milano, che è la più grande scuola europea dello spettacolo, dove ho fatto 12 anni di insegnamento, 15 anni all'Accademia Rossini, a Busto Arsizio e altre grandi realtà, fino a poi decidere di dare una forma definitiva che fosse quella del mio percorso, e che potesse servire, e torniamo a questo tema per me molto importante, potesse essere messa a servizio questa esperienza, perché altrimenti se dovesse morire con me, che cosa ce ne facciamo? È stata utile a me, ma basta, no? E quindi il bisogno di generare un lascito, così io
Così, allo stesso modo, avevo ricevuto un lascito importantissimo da tutti gli artisti ai quali mi sono ispirato. È nata il Tempio della Voce nel 2018, che è questa struttura che prevede sia corsi a diploma che corsi open. I corsi a diploma sono multimaterici, per cui ovviamente strumenti complementari, teoria solfeggio, storia della musica, ma anche delle particolarità. Ho voluto un percorso di yoga finalizzato alla vocalità, quindi per i cantanti, e il supporto di uno psicoterapeuta che si occupa di competenze in ambito psicosociale. Questo è il percorso diploma che è triennale e conduce infine la certificazione con il diploma del Trinity College di Londra. E parallelamente ci sono i corsi open, chiamiamoli amatoriali per meglio comprenderci, e poi c'è tutta una serie di video esercizi guidati che ho voluto lasciare come dei libri su questo portale che è il Tempio della Voce. Come vocal coach, quando si presentano i ragazzi che pensano di aver sapere già qualcosa, ma in fondo il primo consiglio che dai, e che è il più semplice consiglio che dai ai ragazzi, qual è? Beh, allora, innanzitutto io ho ammirazione per le persone che cercano l'espressione di sé, per cui la prima cosa che faccio è accoglierli. Nell'accogliere una persona nella sua globalità ci renderemo conto che alcune cose ci piacciono, altre meno, che alcune cose già sono consapevoli, altre dovranno essere portate a consapevolezza, altre ancora invece sono lontane dall'essere minimamente comprese, ma dobbiamo dare il beneficio del tempo, che è quello che definisce la realtà, affinché le persone possano sbocciare. Nessun frutto diventa maturo prima del suo tempo. Quindi, secondo me, il dovere di un vocal coach, di un insegnante, è quello di accompagnare la crescita di qualcuno, perché nessuno, io sicuramente no, ma nessuno può infilare conoscenza nella testa di qualcun altro. È il desiderio di espressione di conoscenza che spingerà il ragazzo, l'allievo, la persona, ma anche l'adulto, capita anche questo, nella direzione della migliore espressione di sé e quindi anche nella disponibilità a sacrificarsi, e qui arriviamo a rispondere alla domanda che mi facevi tu, a mettersi totalmente in dedizione, perché se si vuole realizzare un obiettivo di espressione di sé, lo dico sempre anche ai ragazzi che sto producendo con la nostra etichetta, di risultati certi non ne abbiamo. Dobbiamo essere disposti a mettere sul piatto la nostra vita per questo sogno, per questa passione, e in fondo se è una passione nemmeno ci dovrebbe costare così tanto. E poi, così facendo, verosimilmente ci saranno una serie di risultati. E qui torniamo al discorso della vibrazione, no? Quando noi lanciamo un messaggio c'è un feedback e quindi il tipo di vibrazione che noi mandiamo determinerà il risultato. Per cui ci sono dei percorsi che si dipanano molto velocemente, degli altri che durano un decennio, a volte qualcuno 20 anni. E uno dirà, ma che c'hai da studiare canto per 20 anni? Eppure, di volta in volta, queste persone vivono, innanzitutto vivono delle esperienze, e quindi poi realizzano delle consapevolezze diverse di sé e il loro canto cambia. Ma anche il mio canto cambia ogni giorno. E diventa sempre, citando il buon Lucio Battisti, diventa sempre più libero. E invece, guarda, questa è un'altra domanda un po' più complessa o un po' strana. Se oggi tu come vocal coach dovessi incontrare te stesso di quando eri fanciullo, ragazzo, che consigli daresti a Moreno, ragazzo, come vocal coach? E se poi se questa cosa si è verificata nel tempo? Guarda, lo prenderei sotto braccio, ne avrei cura, perché era un giovane appassionatissimo. E qui ti racconto una piccola cosa che è divertentissima, perché ci fa capire la circolarità della vita e ci porta. Allora, io ebbi occasione di studiare un breve periodo con una insegnante inglese, stavo già pubblicando il mio primo album nel 95 con gli Scomunica, parliamo del 94, quindi del secolo scorso, e mi mandarono da questa insegnante che di nome fa Naomi Hackett. E quindi ci vediamo per qualche incontro. Io ricordo che il primo episodio io le portai come brano Stairway to Heaven delle Zeppelin e le dissi: guarda, il mio problema è che quando arriva la parte finale, sì, lo faccio, però mi sembra un falsetto, mi sembra che non sia credibile. E lei dice: suonamelo, cantamelo, no? E così faccio. Finisce tutto e lei mi dice con grande serenità, dice: ma non, è tutto giusto quello che fai, solo che non ci credi. Detta in quel momento lì, io non l'ho capita, non avevo competenze. Oggi, dopo 35 anni di insegnamento, io capisco che aveva ragione. Ovvero,
non facevo quello che era corretto io facessi con una convinzione adeguata e quindi non lo rendevo vero. È come quando un attore recita in teatro e il suo gesto, se sei in televisione io posso fare un piccolo gesto così e tutti lo vedono, ma in teatro, quello della 30ª fila, quello della 50ª fila, per vedere questo gesto io dovrò fare questo gesto e lui lo vedrà. Allora, Leo, se dovessi rincontrarmi, ricordando la mia curiosità, il mio desiderio, la mia sete di conoscenza, direi, vieni, cioè, stiamo insieme, passiamo del tempo insieme, approfondiamo, sperimentiamo, soprattutto sperimentiamo tanto. Ed è quello che cerco ogni giorno di fare con le persone con cui ho l'onore e la responsabilità di lavorare, perché è così, perché io cerco di accompagnarli fin dove è dato che io lo faccia. Poi ci sono percorsi che naturalmente dopo un certo tempo si sciolgono, oppure li sciolgo io stesso. Perché penso che magari qualcun altro possa offrire degli apprendimenti diversi da quelli che io avevo portato e che possono essere utili ad altre persone. Hai parlato appunto che c'è dei ragazzi che stanno seguendo e stanno crescendo con te. A questo punto ci puoi fare qualche nome? A questo punto noi ascolteremo soprattutto per capire e poi andarli a cercare. Certo, con grande piacere, guarda, anche perché è stato uno di quelle cose che sono le idee che ti vengono col passare degli anni, ma in realtà anche qui si parla sempre di un circuito di situazioni. Cioè, se nella vita sono stato allievo, il circuito naturale è che a un certo punto io possa insegnare la mia esperienza. Se nella vita sono stato artista e ho attraversato la discografia, ho fatto concerti, è giusto che io poi questa cosa la regali a qualcuno, non la faccia conoscere a qualcuno. E allo stesso tempo, questa era già una prima parte interessante. Ma lo step successivo è stato anche rendermi conto che nella mia vita artistica erano mancate molte cose. Mi sono trovato spesso in situazioni in cui la porta non aveva la maniglia da questa parte, quindi arrivavi ad una certa soglia e poi qualcuno non apriva la porta. Oppure avevi delle opportunità, ma non sapevi dove indirizzare le tue risorse, le tue energie, le tue economie, non avevi le conoscenze, gli incontri, per cui spesso magari il prodotto che riuscivi a realizzare non trovava una collocazione o delle opportunità. Allora ho voluto creare questa realtà insieme a Federico Provini, che è il mio socio e collaboratore da ormai più di 20 anni, è un ingegnere del suono bravissimo ed è anche un caro amico, e insieme abbiamo pensato questa Risvegli Records, perché se mi sono risvegliato io, se possono risvegliare pure gli altri, no? Non abbiamo la presunzione di essere gli unici. Il nostro intento è realizzare e promuovere musica nuova di qualità, scegliendo collaboratori selezionati insieme agli artisti e offrire opportunità di ideazione, di sviluppo, visibilità e posizionamento del loro progetto. Al centro del nostro progetto c'è la persona artista, con tutto il valore soggettivo ed esperienziale che può essere condiviso attraverso il mezzo espressivo della musica e divenire patrimonio comune. Ecco che il viaggio evolutivo che un emergente si trova ad affrontare ritengo sia sempre complesso e occorrono figure capaci di focalizzare la struttura identitaria, svilupparne il songwriting, il tutto volto ad una profonda coerenza, come dicevo prima, tra messaggio e messaggero. Gli artisti selezionati per le produzioni di Risvegli Records vengono accompagnati passo dopo passo, per cui implementare competenze, produzione artistica, ideazione grafica e quant'altro. Oggi penso, per esempio, ai ragazzi che abbiamo pubblicato a partire dal 2022, perché poi l'etichetta è nata poco più di un anno fa, circa un anno fa praticamente. La prima pubblicazione è del 22 giugno scorso e l'artista in questione è Giove, che è uscito con il singolo Batte a 100. A ruota poi è arrivato Cristian Rosso con Ti auguro il meglio e Cristian ha realizzato un bellissimo obiettivo, un altissimo numero di visualizzazioni del suo videoclip e anche di ascolti di Spotify che l'hanno portato ad essere accolto anche in Sud America. Nonostante noi non avessimo spinto per quell'area, è accaduto. Ed è accaduto quindi che Argentina, Messico ed Ecuador soprattutto si sono interessati di quella canzone. Punto che successivamente abbiamo realizzato la versione in spagnolo del brano che prossimamente verrà pubblicato in Sud America. Poi è arrivata Fosca, che è la nostra punta di diamante femminile dell'etichetta, con il singolo Chi sei? Poi abbiamo un altro giovane che è Raimondo, che è un giovane cantautore a cavallo tra l'indie, il pop e il rap, e quindi ognuno di loro veste un genere musicale diverso. Fosca, per esempio, abbraccia soprattutto il blues, il rhythm and blues e il rock, che sono quelli maggiormente pregnanti nella sua scrittura, nella sua composizione. E questi sono stati i primi quattro e tutti sono andati molto bene, anzi sarei felicissimo poi di indirizzarli presso di te perché
sei persona molto accogliente e molto gentile in questo spazio che ci offri. E successivamente sono arrivati due artisti un po' più maturi come età, con esperienze diverse. Uno è Fabrizio Solo. Fabrizio Solo è un artista particolarissimo, è stato mio allievo per quasi un ventennio ed è un bravissimo vocal coach, tra l'altro anche egli lavora nella mia scuola, il Tempio della Voce. Fabrizio fa il busker, quindi ha vissuto l'esperienza della strada per una vita intera, suonando nelle principali capitali europee e da alcuni anni vive a Tenerife, nelle Canarie. E con lui abbiamo raccontato proprio il suo viaggio, il viaggio che si intitola La Strada. È un brano che, oltre ad essere piacevole all'ascolto, ha veramente tanto da insegnare, perché infine che cosa ci insegna di più della strada? Nulla. E l'ultimo arrivato e che è uscito recentemente è un artista romano che credo tu, forse tu abbia già conosciuto, Elvio Gerardi. Elvio Gerardi, che ha pubblicato il singolo Senza esagerare, ed è stata una bellissima scoperta perché anche egli sta avendo un grossissimo feedback per essere il primo singolo. Quindi, che dire, siamo motivati, abbiamo un'altra decina di cartucce da proporre da ottobre in poi, oltre ovviamente a secondi e terzi singoli. Dimenticavo i primi artisti che ho citato, per esempio Giove ha già pubblicato il secondo singolo Vivere Semplice, Fosca ha pubblicato il secondo singolo Non sono roba tua, che è un pezzo estremamente importante anche per le tematiche che tratta, perché tratta il tema dell'abuso mentale, della manipolazione mentale all'interno delle relazioni, quindi qualcosa di molto forte e che secondo me è stato descritto in maniera accurata, precisa e cantato con emotività veramente forte. Queste sono un po' le nostre avventure. Ah, poi ecco il secondo singolo di Raimondo, invece, che è Uroboro, nel quale lui ci racconta proprio il cerchio della vita. A questo punto, Dalto, noi ti ringraziamo. Ci mancano due cose fondamentali: dove potervi raggiungere, gli indirizzi e i saluti finali. Con grande piacere. Allora, il sito, per chi vuole conoscere un pochino la mia storia, il sito è morenodelsignore.com e ovviamente tutti i social network legati al nome Moreno del Signore. Mi trovate su Facebook, su Instagram. Credo di avere anche un profilo TikTok, ma non lo seguo, sono un po' old style, per cui quello mi interessa un pochino meno. E poi c'è il sito della scuola, che è il tempiodellavoce.com, e il sito dell'etichetta, che è risveglirecords.com. Saluti finali. Sì, con grande piacere e magari anche un invito che voglio rivolgervi, perché ti stavo narrando ora chiudo il cerchio del momento in cui fui allievo di questa Nemi Hecate, perché quest'anno succede una cosa particolarissima e bella, per me molto bella. Il 7 luglio di quest'anno mi troverò a suonare a Pistoia Blues, che è uno dei festival più importanti dal 1980 ad oggi in Italia e non solo, e mi troverò ad aprire il concerto di Steve Hackett, l'ex chitarrista dei Genesis. Come potrai notare, ci sono questi due cognomi che sono vicini. Quindi io ero andato a lezione dalla sorella di Steve Hackett nel lontano 1994 e ora mi trovo che il cerchio si chiude e mi ritrovo qui, molti anni dopo, su quel palco con quell'artista. E quindi sono felicissimo. Allora, ringrazio di cuore te, Pietro, per la tua accoglienza e moltissimo tutti gli ascoltatori, sperando di vedervi presto, magari nell'occasione stessa del Festival di Pistoia Blues. A presto. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,